Siamo pronti, schieriamo un esercito di infermieri e di medici per testare migliaia di cittadini e siamo assolutamente ottimisti sull'esito dell'operazione, che è un'organizzazione complessa che potrà essere utilizzata anche per la somministrazione dei vaccini da Covid. Lo sforzo è stato enorme di tutti i distretti, dei volontari, stiamo parlando di circa 1000 persone su tutta la regione che interverranno tra volontari e personale dell'ASU. E quindi saremo in grado di somministrare questi test rapidi antigenici che, lo voglio sottolineare, hanno una validità superiore al 90%. Sono test finlandesi di ottima fattura e naturalmente protetti e garantiti dalle norme sanitarie dell'Unione Europea. Le fasi sono, diciamo così, diversificate secondo il personale disponibile nelle varie aree vaste. Quindi ogni area vasta ha a disposizione un setting di personale, di volontari, e funziona per cui i cittadini si mettono in colonna, accedono al punto di prelievo, rilasciano un certificato, un'autodichiarazione in cui attestano di non essere positivi, né di avere altri sintomi, arrivano alla prima postazione dove c'è un'infermiera che trae il tampone, un altro infermiera sotto la vigilanza del medico processa il tampone, se il tampone è positivo si applica immediatamente un altro tampone molecolare per verificare l'eventuale positività, poi si procede e al termine di questo percorso si attende un quarto d'ora e si conosce immediatamente l'esito. Noi saremo in grado di sapere con un procedimento che viene svolto per la prima volta nel nostro paese, ma forse in Europa, stiamo parlando di 1 milione di persone che potranno essere testate, abbiamo acquistato 2.200.000 tamponi e sapremo sostanzialmente tre elementi: la diffusione del virus nella nostra regione, se c'è una concentrazione in alcune aree e soprattutto le persone che potranno risultare positive saranno responsabilizzate nel non trasmettere con i suoi comportamenti il virus ai genitori, ai nonni o nell'ambiente di lavoro. Ci sarà un'assunzione di responsabilità diretta da parte dei cittadini.